questi ultimi 7 anni fosse giusto investire sui soggetti così come si sono venuti formando. E allora anche tutto quello che sono sempre dibattiti sotterranei, cioè non è più, mi pare di aver sentito solo un intervento qui, la lista pannella, da qualche parte sugli aggiunti più buoni scrivono la cassaforte, più critici scrivono la cassa. La lista pannella, dove i numeri, è l'unico soggetto politico che dal 92 ad oggi, di quelli diciamo che hanno avuto almeno un tempo minimo di presenza elettorale, è l'unico che ha speso più soldi per campagne elettorali di quelli che ha incassati. Cioè, detto in altre parole, è l'unico soggetto politico che ha corrisposto a quello che dice la legge, che ha corrisposto a quello che la Corte dei Conti contesta a tutti gli altri partiti, e cioè che a prescindere dalla legge scritta dai partiti stessi, loro incassano molto di più di quello che spendono quando la legge parla di rimborsi elettorali. Abbiamo ricevuto 23,3 milioni di euro dal 92 ad oggi, ne abbiamo spesi 26,7. L'accordo con il Partito Democratico prevedeva un contributo di 3.150.000 euro, gli ultimi 300 milioni non ce li hanno ancora versati. Sì, 3.150.000 euro. Gli ultimi 300.000 euro ancora il Partito Democratico non li ha versati, mi pare che non abbia intenzione di farlo, e mi pare che abbiamo il dovere di adire le competenti sedi rispetto all'accordo tra due soggetti politici. In questi 20 anni la lista pannella ha destinato, senza chiedere nulla in cambio, nel senso che li ha destinati per il fabbisogno in termini di spese per struttura, per iniziative, 8,6 milioni ai diversi soggetti della galassia. E altri 5 milioni sono stati destinati alla campagna referendaria del 99 su 20 quesiti referendari. Io penso che dovremmo anche non solo dirci, intanto dircelo, e poi quindi anche dirlo, che siamo gli unici di coloro che diciamo nella storia di questo paese hanno promosso dei referendum ad aver speso denaro proprio, non dei rimborsi elettorali, denaro proprio, cioè denaro dei compagni e delle compagne che hanno versato le quote di iscrizione che conosciamo per consentire di fare iniziativa politica. Abbiamo speso per campagne referendarie 15 milioni di euro. Abbiamo speso per campagne referendarie 15 milioni, la lista pannella ha speso 8 milioni, 7 milioni li avevamo spesi prima che formasse la lista pannella. E solo dal 99 è previsto il finanziamento anche per il referendum. Io credo che ci sia un'economia sulla nostra storia, cioè facciamo un'economia noi stessi per conoscere intanto chi siamo e da dove veniamo, cioè noi siamo comunque il precipitato di quello che è stato prima di noi, sperando di esserlo per qualcuno che verrà dopo, magari continuerà quella lotta contro il regime che noi combattiamo in queste condizioni. Ma io per esempio penso che il fatto poi di ripeterci Ernesto Rossi, Salvemini, David De Marco e via dicendo, non sono storie, come dire, di persone che hanno dato un apporto intellettuale, hanno dato un apporto di vita importante alla politica, alla politica di questo paese in particolare. Io penso che dovremmo avere un po' la
la capacità anche di comprendere cosa vuol dire quando diciamo Ernesto Rossi, cioè uno che la resistenza ha resistito, perché mentre era in carcere Ernesto Rossi era stato condannato a 30 anni, non sapeva che nel 45 ci sarebbe stata la liberazione, e con una condanna a 30 anni pensava agli Stati Uniti d'Europa. Ernesto Rossi non ha mai fatto il deputato, e con lui tanti altri. Io penso che dovremmo anche cercare di confrontarci con queste storie. Quando noi oggi abbiamo che la centralità, diciamo, della vita quotidiana del pianeta, lotta è tutta centrata su questioni economico-finanziarie, all'inizio del secolo scorso, di Marco, c'era la Lega antiprotezionista italiana, anzi era la Lega antiprotezionista e basta, proprio per prevenire il fascismo, perché diceva che il protezionismo costituiva il prologo del fascismo. Oggi ci viene detto la stessa cosa rispetto all'Unione Europea, che se non è in grado, quello che diciamo, che gli Stati Uniti d'Europa sono la risposta. Se noi queste cose le accantoniamo per qualsiasi gioco, probabilmente per un momento motivo di miopia, o nel senso di, dell'occhio che vede solo da vicino, è vero che tra 3-4 mesi ci sono le elezioni, c'è anche il dopo elezioni, c'è anche il dopo congresso, dice il congresso, poi ci sarà il dopo congresso, c'è il Radicale Italiano, ma ci sono anche tutte le altre organizzazioni. Fra 2 mesi può darsi che dopo aver vinto all'ONU sul Tribunale Internazionale si riesca a fermare anche la lotta contro le mutilazioni genitali femminili. Se riusciamo a Natale, sono passati 10 anni da quando iniziamo al Parlamento europeo la campagna contro le mutilazioni genitali femminili. Io penso che certe volte è vero che sia necessario lo slancio, altre volte forse è necessario anche un momento di riflessione per evitare, come si dice, il salto nel vuoto, a meno che non sia ben chiara qual è la situazione. Io penso che sul contare è chiara. Poi non ho sentito effettivamente alcun riferimento oggettivo, cioè non nel senso di che non è che facciamo riferimento agli obiettivi davanti agli occhi, fragranza di reato, fragranza di reato. Dobbiamo organizzare delle lotte, non dei comunicati stampa, contro la fragranza di reato. Dobbiamo pensare che rifare quello che si è fatto porti a un risultato diverso, perché è l'analisi, è il dato di partenza che è uguale. Michele ha aggravato, ma si è aggravata la situazione. Ma Michele queste cose le ha dette durante tutto l'anno, l'anno scorso e l'anno precedente. Oh, che c'è di nuovo? C'è di nuovo che ci rendiamo tutti benissimo conto che quella fragranza di reato è sempre più fragrante, soprattutto per noi. Nel momento in cui manca l'interlocuzione politica, l'interlocuzione politica manca perché politicamente noi, l'unico che ci ha sostenuto è stato Conventini, che non era un liberale, era un verde. I liberali ufficiali erano contro, ci sono i verbali, queste cose non si fanno. E cosa accade dopo? Che il presidente della commissione giuridica, Giorgio Napolitano, al Parlamento Europeo cambia il regolamento del Parlamento Europeo. Normale. È un precedente, si direbbe. Io quindi credo che le iniziative, ovviamente, di questi giorni possano trovare uno slancio nel senso di comprendere qual è la centralità del momento, cioè il livello di scontro al quale ci dobbiamo preparare ed attrezzare. Io capisco che poi ci sono degli interventi di Marco che sono un po', come dire, disorientanti, no? Rispetto a
una visione logica delle cose. Ma credo che vale per il partito e per qualsiasi altra associazione, lo dico io che mi appresto per un altro anno, fin quando sarà possibile, a destinare il 100% dell'autofinanziamento del Partito Radicale alla vita di tutti i soggetti politici, che non ci si salva da soli. Cioè, se non comprendiamo che il fronte di lotta è uno, è quello del fondale, non comprendiamo che a quel fondale dobbiamo rispondere, dobbiamo trovare le parole e le lotte giuste e le iniziative che a partire dal dopodomani ci vedono tutti impegnati. Il resto sono salvezze effimere, che durano il tempo di 300.000 euro, 400.000 euro. Diciamo che pensiamo un po' al di là dei 100.000 euro. Grazie. L'azione politica di Stato Cattaneo, che non sono esattamente la stessa cosa, almeno credo. Cioè, quando Turco parla del bilancio del Partito Radicale, è ovvio che bisogna tenere presente qual è il bilancio del Partito Radicale, quali sono le entrate, di cui Radicali Italiani fa parte come soggetto costituente. Per cui da Presidente dei Radicali Italiani, quando sento dire che qualche cosa di cui faccio parte mi dà il 100% per sopravvivere la struttura, devo avvertire che non è proprio così. Bravo. Perché non c'è una cosa parte che arriva dai italiani, non vengono niente di più in questioni che, di cui non sono competente, faccio il medico e i bilanci, i condomini, mi piacciono poco, ma l'immagine della galassia è sempre più un'immagine di un condominio, e in questo condominio, come tutti i condomini, i rapporti tra i vari soggetti devono essere... C'è il partito. Ho appena detto che c'è il partito radicale transnazionale, transpartito, Lorenzo, e c'è la lista Marco Pannella, che non mi risulta sia il partito transnazionale radicale, non mi risulta. Poi se tu nel programma mi dici che è la stessa cosa, dico, non volevo fare l'intervento, volevo soltanto dire come presidente, poi. Invece io, cioè quelli che sto dicendo, le provocazioni che sempre non ho dito e ho incontrato, e non me ne frega niente, ho solo detto, poi le interruzioni sono arrivate, che mi aspetto che inizialmente diano risposte a Maurizio Turco, poi nelle provocazioni di Vecenio me ne sta porto. Thank you.
Certo. È il momento. Oh, vedo anche Rodolfo là dietro. Impressioni? Commenti? Impressioni, tutto fatto bene, perché questi sono argomenti che vanno che vanno affrontati in un congresso. I modi di Turco sono sempre esagerati, però è uno degli aspetti che ci piacciono anche di più. Ho a posto, ok. Francesco, commenti? Ma credo sia prematuro. Deve passare la nottata, come si suol dire. A posto. A posto. Non si stanca mai. Apriamo il dibattito. Siamo stacanovisti. Stacanovisti, tu puoi fare pure notizia. Beh, c'è qualche notizia un po' di me. Mini scoop radicale. Domani sono le pubbliche. Dillo che dillo. Gianni stasera è stato fatto un gol. Oh. Il dibattito non andava chiuso perché finalmente la gente diceva veramente quello che pensa. Speriamo che domani continui. No, perché la gente dorme e poi domattina ci sarà metà delle persone che erano qui, altri. E
quindi il presidente si doveva assumere la responsabilità di non chiudere il dibattito, ma di continuare fino a che le persone avevano intenzione di. Annalita, commenti. Non ho capito un cazzo, questo nessuno. Però tu concordi con me che avrebbe. Ma Viale è un grande, Viale tutta la vita, ho capito. Rosy Bindi fa così, ha detto votate Bersani, presidente, e Viale uguale. Ha detto? Anche radicali. Non era tranne? Mi sono perso qualcosa. Hai visto qua, anche radicali. Ok. Poi oggi non si vuole che la radicale italiana decida sulle questioni, decida, no, a me dice nulla, la radicale italiana dice due volte solo. La radicale italiana ha deciso per la dose del pugno e poi ha deciso il comitato una volta e basta, la radicale italiana decide nulla, che passa sempre da altre parti. Liberi, perché chiaramente non è anche tu, perché sciogliono gli italiani. Dopodiché, quei 1100 teste che arrivano, dove finiscono? Chi le fa? Le fai? Fai la seconda tessera? Il segretario poi da Maliano. Fai attento. Gli italiani sono la seconda tessera. Fai attento che sto facendo un fuori onda. Ma sì, non lo fai. Ma è quello, è tutto trasparente. L'ho preso prima, però. Era grande. Preso perché non è così pronto lui. Qualcosa da fare, qualcosa secondo te vuoi... Commentini a caldo? Si vede. Com'è? Commentini a caldo. Ma siamo proprio, come dire, in diretta? Siamo già in diretta. No. Collegato con la CNN, il BBC. E i commentini sono dovuti a quello che è accaduto, immagino. In generale. Non so, io non faccio parte degli appassionati dei flussi finanziari interni alla galassia radicale che finanzio anche col mio impegno politico che porta indirettamente a che il finanziamento pubblico entri in queste casse. Non mi interessano i finanziamenti interni, non mi interessano i passaggi di denaro tra un soggetto e un altro, mi interessa che si risponda o a nome di radicali italiani o a nome di radicali a quella domanda. Poi uscire dalla fragranza criminale. Alessandro. No, lui parla sempre di bilancio consolidato, pensavo ne parlasse, invece lo fa per gli enti locali, gli enti pubblici. Credo sia fisiologico, un partito aperto e aperto anche a elementi di manifestazione del pensiero molto, molto esplicita. Il presidente voleva governare l'assemblea ha considerato tutto questo un intervento e quindi a microfoni chiusi si è proseguito. Credo sia assolutamente fisiologico, un partito vivo. A posto. Antonio, una parola anche tu. Niente? Ok. Vediamo Giusy Nibbi. Giusy, un pensiero a retino. Adesso non è che ne ho tanti, a quest'ora. È un po' così, quello che ti sembra, quello che... Penso che sia un congresso interessante perché finalmente le cose non ci sono più sulla lingua. Spero che quest'ultimo scoppio di dibattito, molto acceso, prepari domani un congresso senza infringimenti e quindi un dibattito. Speriamo che domani insomma continui. Concreto, sì, assolutamente. Okay. Allora, avremo con gli ombrelli e con la corazza. Grazie. È un momento estremamente positivo questo qua. Vai Carlo. È un momento estremamente positivo. Perché le cose latenti, tanto poi vanno a finire male, devono esplodere. Finalmente, il non detto non esiste. Certo, finalmente è esploso, ora vediamo dove siamo a finire. A posto. Vediamo un po' se ci dice le parole. Annalisa, due parole. E vive il cazzo. Sì, sono giusto due parole. Ma no, che sei, registra veramente. Devi volare. Debiti. Famoso sto film. Va. Un commentino su questa. Beh, il finale è stato pieno di imprevisti. Di imprevisti che però rendono il congresso vivace. Speriamo che domani continui, possiamo dirlo? Speriamo che domani continui, beh domattina ritorniamo qui, anche perché domattina è la giornata dei tanti interventi degli iscritti. Probabilmente si potranno delineare nuove proposte, nuove idee, lo speriamo. Domani interviene anche Marianna Vintiadis? No, lei dice di no. Però io sono molto confidente nel dibattito di domani, non soltanto perché intervengo io, quindi allora, incito ad ascoltare, ma anche perché sento che il congresso dopo l'intervento di Maurizio Turco comincia a prendere forma. Perfetto. Marianna? Vediamo, un'impressione che ci la devi dare, un pensiero.
commento. Beh, sicuramente la serata si è rivelata molto più attiva di quanto il primo pomeriggio, direi, e quindi spero che domani continuiamo sulla stessa riga. Cattiva, alcuni dicono il non detto non esiste, meno male che è uscito qualcosa. Tu che pensi? Sono d'accordo, le cose vanno dette. Allora, speriamo che domani continuiamo, insomma, a dirci. Assolutamente sì. Va bene, grazie. Allora a domani. Segretario, un commentino a caldo. No comment, siamo in inglese, come in America. Modello anglosassone. Okay. Abbiamo da fare col compagno. Ciao. No comment. Ah, anche che è modello anglosassone pure Matteo. Un commentino. Dai. Dai Riccardo, no, sul finale. Dillo che abbiamo avuto solo sul finale, indicazioni di non dire nulla. Ci è stato detto che non dobbiamo dire nulla, altrimenti non possiamo più entrare a Torre Argentina. Ah, ok. Sì, sì. Non ho capito. Yes. È stato dato questo si diktat. Le casse. Questo diktat. Ok. Tutti quanti col pisa diktat? Merda, pisa merda. Pisa merda. Ah, pisa merda, ok. Io devo dare ancora il fuori onda. Io adesso mi spurcio il fuori onda. Ti spurci il fuori onda. Il fuori onda. Va bene. Va bene ragazzi, allora domani. Veronica, giusto? No. Dai, sì. Veronica, un commentino rapido e me mi levo di piedi, dai piedi. Almeno un no comment all'inglese. No. Un no comment all'inglese. No comment. Niente no comment. Peraltro no comment a me non viene bene perché c'è la scia aspirata. Vabbè. No comment. Inglese toscano. Sì. Va bene.